calabrese, non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no, non è tarantella, hey mambo, non voglio mozzarella, no, 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 mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà, oh, hey cumpa, gridava il giorno a tutto spian, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, no, 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 la storia è qui finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Il concetto di Made in Italy del fatto in Italia è un concetto che dobbiamo superare ampiamente. Oggi quello che conta veramente è esportare un concetto molto più ampio, che è vivere all'italiana. Felice di stare lassù. Musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. One cannot express the Italian lifestyle without the other. Una musica dolce suonava soltanto per me. E essere italiani 40 anni fa era diverso che esserlo oggi perché è di moda. Michelangelo, Giotto, Raffaello erano degli artigiani. Quando costruisce una scarpa come 100 anni fa, quando viene montata sulla forma di legno, quando il sottopiede è di cuoio morbido, dove non vi è riempitura, non vi è materiale sintetico, dove il puntale e il contrafforte è di cuoio, è normale che dopo i primi minuti che viene usata, dopo le prime ore, il piede trova la sua posizione. È lì che si trova il benessere. Non le nascondo che io le cose più belle le ho fatte quando ero o sono innamorato. Si realizza tutto in Italia, si fa tutto in Italia e si mantiene la tradizione di quello che è un prodotto italiano. Vabbè, ma non è che noi facciamo 2000 abiti qui, no? Le forbici per tagliare. Il sarto è sarto, punto. L'abito viene confezionato su quella persona. La scuola della sartoria italiana è, credo, la migliore del mondo. Non sono uno stilista, ma sono veramente un'artigiana, cioè una persona che è orgogliosa di essere al servizio della propria clientela. Per questo lavoro ci vuole grande capacità manuale sicuramente, ma anche tantissima passione. Quando non savi ancora,
you have and you hold on your hands a real made in Italy product, you have an emotion. And it's not just a product of marketing, it is a product of a culture and love and passion made by our artisans. Dopo 40 anni di storia, una storia nata nel 1972 con la cravatta, realizzata interamente a mano, interamente a Firenze, quindi possiamo proprio parlare di un 100% made in Florence. Justin Hofitz, we love it. Many times somebody asked me in my life, what is luxury for us? For us, luxury is quality with no compromise. If you don't do compromises and you continue to pursue the best quality, you can continue to make the best quality and the best art and craft. This is, for me, is luxury. Era un tessuto estremamente prezioso, è diventato prezioso perché è la fibra acquatica vegetale più fine del mondo. Secondo me è un tessuto eccezionale, molto fresco, è come un lino che non si stropiccia, sembra una seta ma non è così caldo, è una mano molto particolare. Mi definisco bottegaio, parola italiana povera, però vista nell'assieme una parola molto ricca, perché la bottega è un qualcosa che uno acquista nel miglior modo possibile, nella qualità migliore, al prezzo giusto evidentemente, e si dà poi all'acquirente l'oggetto giusto. Questo fa parte della reputo alla bottega. Io penso che tutti quelli che amano una cosa fanno il meglio di qualsiasi cosa facciano. Made in Italy can be summarized with two words, bello and ben fatto, that means beautiful and well made. Both components, the design and production, are the true components of the success of the Italian design in the world. Benvenuti nella mia esposizione. Felice appieno in su quel seno
Il tutto viene sfumato scaldando della sabbia. For us, real design means project. Everything which is inside this world means ergonomy, economy, and of course, beautiness. What we have done is, of course, a range of products starting from cars to general transportation, and of course, the last important called pasta. Che scioglie il sangue tinte e vene, te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, è una storia della nostra famiglia è molto vecchia, perché è una famiglia che ha più di mille anni, le generazioni fanno tanti mestieri, però specialmente in Europa avere un legame con la terra è una cosa indispensabile. La cosa importante è tentare di fare il meglio, non stancarsi mai di migliorare, si può sempre volare un pochino più in alto. Questo è un lavoro certamente impegnativo, però estremamente interessante, estremamente divertente. Poi noi ci siamo sempre un po' divertiti a fare il nostro lavoro. Territorio, persone, clima, anche un po' di fortuna. E tutte queste cose qui che si rinnovano ogni anno, perché ogni anno noi abbiamo una nuova vendemmia, ogni anno abbiamo magari dei vigneti nuovi, abbiamo delle zone nuove ed è, devo dire, sempre molto appassionante. Vai Campobasso, vieni usci, vai Campobasso, vieni lì, pida, vai Caban, Mustapoban, sì, vai Caban, su, vai Caban, da lì. Guarda che roba. Io e il cane, quando andiamo per Tartufi, siamo una cosa sola, siamo. Io devo capire il cane deve capire me. E io senza cane faccio niente e il cane senza di me fa niente. Tartufo viene tutti gli anni nello stesso buco e nello stesso giorno di luna. Quindi quando io ho un tartufo bello bianco, me lo scrivo su un mio libro e tutti gli anni, giorno più giorno meno, vado lì e mi tolgo il tartufo. Quel tartufo bianco è 80% di profumo e il 20% di gusto. Quindi quando un buon tartufo non c'ha odore, vale niente. Qui ad Alba abbiamo solo nocciole, vino e tartufo.